Buonasera. In natura esistono due grandi scultori, l'acqua e il vento. L'acqua sa scavare, sa bucare, modellare. Il vento erode, lima, scartavetra. Quando agiscono insieme, in modo congiunto, possono nascerne sculture naturali straordinarie, come il Grand Canyon. È lì che ci recheremo seguendo l'itinerario che il fiume Colorado percorre nel suo lungo viaggio dalle nevi delle sorgenti fino alle sabbie del mare di Cortez. Vedremo quella specie di parco archeologico naturale che il Colorado ha lasciato dietro di sé, costruendo archi, torri, caverne, gole, torrioni, pareti verticali, corrodendo nel corso di milioni di anni la morbida roccia rossastra. È un paesaggio che non ha eguali e che è tra i più antichi della Terra, e non per niente nei suoi strati sono sepolti i grandi dinosauri che popolarono il nostro passato e che di tanto in tanto emergono sotto lo scalpello dei paleontologi. I fiumi, si sa, hanno avuto un'importanza enorme nell'evoluzione vegetale, animale e anche umana, perché sono il sistema circolatorio della vita, perché portano a getto continuo quel liquido preziosissimo che è alla base della costruzione di tutti i sistemi viventi, cioè l'acqua. Tra l'altro è proprio sui fiumi che sono nate le grandi civiltà. In questo lungo viaggio attraverso il Colorado incontreremo appunto paesaggi, animali, ambienti, tracce anche di antiche civiltà indiane. Oggi il Colorado è entrato a far parte del sistema economico, per così dire, perché offre le sue acque per grandi dighe, fornendo energia, e offre i suoi paesaggi a milioni di turisti che vengono a scoprire le sue sculture di pietra, o anche magari a scendere in gommone le sue rapide, imitando i primi esploratori che nell'Ottocento ebbero il coraggio allora di avventurarsi tra queste gole e nelle correnti impetuose del fiume. È in questa duplice dimensione naturalistica e economica che il documentario si muove, stimolandoci anche a qualche riflessione. Per esempio, le nostre sculture, le nostre torri, quelle che stiamo costruendo, saranno altrettanto belle, altrettanto durature di quelle realizzate dalla natura? Seguiamo i documentaristi in questo lungo viaggio del Colorado. Tra la neve e i gelidi venti che soffiano sulla grande catena divisoria delle montagne rocciose, nasce il Colorado. Qui, ancora gelato, il grande fiume ci appare in tutta la sua incontaminata purezza. Durante l'inverno, la resistenza delle creature selvatiche viene messa duramente alla prova. Quando il freddo si fa pungente, le pecore delle montagne rocciose abbandonano le vette ghiacciate e scendono più a valle in cerca di pascoli. Caldo al confronto con la terra gelata, il neonato fiume rappresenta un'oasi invernale per molte altre specie animali. Il fiume, proprio perché in continuo movimento, non gela mai e garantisce quindi asilo e cibo durante i mesi più freddi a molti animali altrimenti destinati a morte certa. Nella sua lunga discesa verso il Golfo di California, il Colorado raccoglie le acque di molti fiumi. Il ramo principale, che prende il nome di Green River, scorre a sud dal Wind River Range nel Wyoming, mentre la seconda sorgente si trova a 450 km di distanza tra le montagne rocciose del Colorado. Qui, tra i monti giustamente chiamati l'estate che non arriva mai, la neve è presente 12 mesi l'anno e ogni temporale contribuisce ad arricchire le riserve idriche del Colorado. Sotto una coltre gelata, il fiume vede la luce come un piccolo ruscello,
Poi, gonfiato dalle acque di fusione delle nevi, si trasforma in un impetuoso torrente. Limpido, freddo e luccicante, il fiume che porterà linfa vitale in tutto il West comincia a rivelare le sue autentiche sembianze. Persino in prossimità della sorgente, l'uomo ne devia il percorso per utilizzarne le acque, ma senza nulla sottrarre ai poteri vitali del Colorado. Sotto i raggi dorati di un'alba invernale, il fiume rallenta il cammino per portare un po' di vita in una valle coperta di neve. L'oca del Canada trascorre i mesi invernali saccheggiando le risorse del fiume oltre alle riserve di alghe, radici ed erba. Un quattr'occhi di Barrow si esibisce di fronte alla compagna, forse stimolato dalle mutate condizioni meteorologiche. Sebbene la maggior parte degli uccelli della famiglia degli anatidi si allontanino dalle montagne in questa stagione, i quattr'occhi trovano di loro gradimento le risorse del fiume. Al pari del topo muschiato, anche la lontra ha adottato abitudini di vita che dipendono totalmente dal fiume. Apparentemente ignare del freddo, le lontre si moltiplicano in queste gelide acque protette come sono dalla pelliccia impermeabile e nutrite dagli innumerevoli pesci che popolano il Colorado. Nel cuore dell'inverno, la vallata dell'Alto Colorado è un paradiso per i cacciatori e per le loro prede. Il cervo mulo, stanco e affamato, abbandona la protezione della foresta per pascolare accanto al fiume. Ma così facendo, rischia la vita. Un rumore, appena un suono soffocato tra le rocce e il predatore non può più contare sull'effetto sorpresa. La neve rende difficoltosi gli inseguimenti, ma l'inverno distribuisce comunque i suoi doni alle creature sfortunate e affamate. Anche quando ha fame, il puma è quanto mai prudente. Annusa la carcassa per accertarsi che sia fresca. Poi copre la preda di foglie per sottrarla alla vista degli altri predatori. L'inverno miete vittime tra gli animali vecchi e malati. Ma quelli giovani e forti avranno il piacere di vedere la primavera tra le montagne rocciose. Guardinga, una femmina di alce, si allontana dal fiume guidando il suo piccolo nella prima esplorazione del mondo che lo circonda.
I cuccioli di coyote dal foltissimo pelo perlustrano lo strano ambiente nel quale hanno visto la luce non più di 5 settimane fa. Risalendo la valle del fiume, i cervi raggiungono i pascoli d'alta montagna che il disgelo ha reso più verdi che mai. Qui siamo nel regno dell'Aquila Reale, autentica regina dei cieli e signora assoluta degli sconfinati spazi battuti dai venti, nei quali va alla ricerca di prede. Le acque di scioglimento delle nevi confluiscono nei pantani e negli acquitrini che si trovano ai piedi delle montagne e durante tutta l'estate questa riserva idrica difenderà il territorio dal pericolo della siccità. Per la gru canadese gli stagni sono il luogo ideale per sfamare e allevare i piccoli. Preoccupato per il nido, un agelaio si getta all'attacco. In passato i cacciatori di pelli attirati dai castori batterono tutto il corso del Colorado, decimando questa specie. Oggi la popolazione di castori è in lento ma graduale aumento e con ogni probabilità torneremo a vedere le tracce lasciate sul territorio da questo instancabile architetto. Grazie all'apporto di numerosi affluenti, il corso d'acqua ha ora l'aspetto di un vero e proprio fiume che scorre verso il mare. In primavera, i salmoni rischiano la vita sulle sue rapide. Queste acque, piene di minerali e di sostanze nutritive e ricche di ossigeno, brulicano di salmoni spinti dall'istinto a risalire i fiumi per deporre le uova dove videro la luce. Ben presto una nuova generazione di salmoni nuoterà nelle acque poco profonde dell'Alto Colorado. I pesciolini cresceranno alla svelta grazie al nutrientissimo plancton e in autunno saranno pronti a discendere il corso del fiume. L'aquila dalla testa bianca conosce benissimo le risorse naturali del fiume e questa coppia non ha alcuna difficoltà a fare provviste per sfamare l'aquilotto in attesa nel nido. Dal suo punto di osservazione, l'aquilotto scruta l'immenso, verdeggiante panorama mentre il fiume scorre a valle diretto verso la sua destinazione, a oltre 1500 km di distanza. Scendendo a sud dalle montagne, i due rami del Colorado solcano l'altipiano circostante. Proprio in questa regione, intorno al 1850, giunsero i primi coloni e i pionieri che inseguivano il sogno di una terra promessa.
Il fiume si snodava tranquillo tra ampie vallate e la terra era eccellente per l'agricoltura, come avrebbero scoperto assai presto legioni di mormoni. Anche se il fiume offre in questa regione un'immagine di quiete, resta pur sempre una mecca per ogni specie vivente. In primavera, il Colorado fa da punto di riferimento per gli uccelli che, come queste avocette, migrano verso nord. Mentre la terra sfiorata dal fiume è verde, non lontano dalle sue sponde si estende un territorio completamente diverso, arido e polveroso. Sono le pianure dello Utah orientale, dove l'acqua scarseggia. La vegetazione è costituita quasi esclusivamente da salvia e il caldo e la siccità rappresentano problemi di non secondaria importanza per la fauna. Qualche centinaio di chilometri a valle della sorgente, il Green River confluisce nell'Alto Colorado. Rafforzato dall'unione dei due rami e ricco di un carico di limo trascinato a valle dalle piene stagionali, il Colorado si mostra ora in tutta la sua maestosità. Il fiume si ingrossa continuamente e si scava alla strada tra alte pareti rocciose. Per 10 milioni di anni, mentre si andava formando l'altipiano circostante, il fiume ha lentamente eroso la terra. Per 300 chilometri, dallo Utah all'Arizona settentrionale, procede attraverso un intricato labirinto di canyon, portando con sé sedimenti e semi che perpetuano la vita lungo le sue sponde. La quantità di limo del Colorado è superiore a quella di qualunque altro fiume della Terra e per questa ragione in passato lungo le sue rive vi erano vaste dune di sabbia sulle quali crescevano folti boschetti di pioppi, di salici e di altri alberi. Qui vive la poiana di Harris, ma quando le sponde cominciarono a ritrarsi e i boschetti a scomparire, diminuì anche drasticamente l'areale di quest'uccello. Ma le rare macchie lussureggianti ospitano ancora il vireone e il cervo mulo. Le ricchezze del fiume hanno sempre attirato l'uomo. Le abitazioni rupestri degli Anasazi sono la testimonianza di una civiltà avanzata durata centinaia di anni. In queste grotte i primi indiani conservavano il grano che coltivavano nei sottostanti campi irrigati. Non lontano, le pareti del canyon conservano una vivida rappresentazione della loro esistenza, della selvaggina che erano soliti cacciare, delle armi di cui si servivano e degli dei che adoravano. Thank you.
Anni e anni di agricoltura finirono per esaurire il terreno e gli Anasazi se ne andarono dai canyon abbandonando il fiume nella sua solitudine e nel suo splendore. Qui le precipitazioni sono scarse, il sole è impietoso e i venti molto forti. Sopravvivere in attesa delle piogge richiede sofisticate strategie. Quando finalmente un temporale porta la pioggia sull'altipiano, si verifica un evento apparentemente miracoloso. Anche se la siccità può durare anni, basta un temporale perché d'improvviso questi specchi d'acqua tornino a brulicare di vita. Migliaia di uova di gamberetti, rimaste in letargo per anni, si schiudono nel giro di pochi minuti. Dopo una settimana, gli animaletti arrivano a maturazione, si riproducono e muoiono. Il gamberetto girino segue un analogo percorso e brucia la sua vita in un attimo. Il gamberetto ha a malapena il tempo di nutrirsi e deporre le uova prima che il sole cocente riduca nuovamente a un deserto tutto l'ambiente circostante. I fossili rinvenuti in queste rocce dimostrano che in passato i cicli delle piogge e della siccità erano più lunghi e i mari tropicali lambivano la terra che oggi va sotto il nome di Grand Canyon. Con quei mari sono scomparse anche le forme di vita che in essi fiorirono. Ma il cambiamento è la sola costante di questa terra e in ogni situazione la forza modellatrice dell'acqua e del clima è instancabilmente all'opera. Da queste parti il merlo acquaiolo è di casa e saggiamente costruisce il nido al riparo dai predatori. Il macaone si sofferma su un isolotto di sabbia per succhiare sostanze nutritive e sali, mentre la lontra si procura la cena nelle ricchissime acque del Colorado. Per la sua capacità di nutrire, rinfrescare e rigenerare, il Colorado è veramente un fiume apportatore di vita.
Più di qualsiasi struttura costruita dall'uomo, i canyon scavati dal Colorado sono opere di stupefacente grandezza. Bastioni, torri e templi scolpiti in pietra dai colori dell'oro. Procedendo verso sud, il fiume attraversa sei diverse zone climatiche, ciascuna con la sua comunità di creature. I Chuckwalla vivono nella zona più calda, dove si rannicchiano all'ombra mentre le lucertole dal collare si crogiolano sulle rocce incandescenti e l'iguana del deserto prudentemente protegge le sensibilissime dita. Il crotalo, localizzato nei canyon, si mimetizza perfettamente con le rocce. È presente in questa zona anche la pecora del deserto, perfettamente adattata a sopportare il clima di questa aridissima regione. Ma quando si abbeverano, questi animali sono estremamente vulnerabili. Come avviene per molti predatori, la maggior parte dei tentativi del puma finisce in un nulla di fatto. Ma se anche può procrastinare il momento del pasto, certo non si fa sfuggire alcuna occasione di bere. Risalendo le pareti del canyon, la temperatura scende di circa 4 gradi ogni 300 metri circa. A un'altezza di 1500 metri rispetto al fiume, il clima è simile a quello delle montagne rocciose nel Wyoming. Qui, invece del deserto, troviamo una fresca foresta di pini ponderosi, dove vivono gli unici esemplari del rarissimo scoiattolo del Kaibab, che mangia esclusivamente ramoscelli e pigne di pino ponderoso. Con la coda bianca come la neve e il dorso ricoperto di striature rossicce, lo scoiattolo del Kaibab è veramente unico nel suo genere. Ma a pochi chilometri di distanza vive un suo stretto parente. Sul versante meridionale del canyon, il meno appariscente scoiattolo di Abert conduce un'esistenza non dissimile da quella del suo cuginetto. Sono passati almeno 20.000 anni da quando i due scoiattoli hanno preso strade diverse. E anche questa è una prova della capacità del fiume di influire sulle specie viventi. Il Grand Canyon è una delle meraviglie della Terra e offre di sé un'immagine in continua trasformazione. Anche l'uomo ha contribuito a questi mutamenti costruendo a valle del Grand Canyon la diga Hoover. Completata nel 1935 in piena depressione, la diga costituisce il monumento che simboleggia il trionfo di una nazione sulle forze della natura. Sotto la diga, il lago Mead, lungo 150 km, raccoglie le acque del Colorado, che poi, in virtù di un preciso accordo, vengono distribuite tra sette stati americani e il Messico.
Il selvaggio fiume è stato addomesticato e piegato ai bisogni dell'uomo. I pesci portati nel canyon per la pesca sportiva servono ora a sfamare l'insaziabile appetito dei cormorani. Lungo il Colorado l'equilibrio della natura è stato messo a dura prova. Il luccio, una delle 13 specie originarie del fiume, non è più presente a valle della diga, che ha impedito ai pesci di risalire la corrente per andare a deporre le uova. Le modificazioni a livello di flusso della corrente e di temperatura dell'acqua hanno minacciato anche un'altra specie, il caratteristico persico trota del Colorado. Pescando acqua fredda dal fondo del bacino e distribuendola più a valle, la diga ha radicalmente modificato il fiume. L'energia generata dalla diga Hoover fa accendere le luci e alimenta i condizionatori d'aria 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno nella città di Las Vegas. Nessun fiume al mondo è sfruttato quanto il Colorado, che è estremamente importante anche per l'agricoltura. Ma questo utilizzo è costoso, in quanto i sali che dai campi tornano nel fiume ne avvelenano lentamente le acque. Gran parte dei prodotti coltivati lungo le sponde necessitano di molta acqua e di complessi sistemi irrigui. L'enorme domanda di acqua ha portato alla costruzione di una seconda diga, quella di Glen Canyon, 550 km a monte rispetto alla diga Hoover. Ma per costruirla fu distrutto un bellissimo canyon, lungo quasi 320 km. Con un perimetro di quasi 3200 km, il gigantesco bacino fu battezzato Lago Powell. I funzionari del governo potevano così vantarsi del fatto che era possibile controllare il corso del Colorado e utilizzarlo come una pompa per annaffiare il giardino di casa. Il Grand Canyon è stato trasformato in un immenso parco giochi, meta di circa 3 milioni di turisti l'anno. Nel Grand Canyon rimane quindi ben poco di autenticamente selvaggio e l'enorme afflusso di turisti crea qualche giustificata preoccupazione. La portata del fiume è oggi pari a un quinto rispetto al passato e anche la vita sulle sue sponde ne è risultata definitivamente trasformata. Rive un tempo sommerse dalle piene stagionali sono state colonizzate dalle piante di tamerice importate dal Medio Oriente un secolo or sono per rafforzare gli argini. La diffusione del tamerice viene seguita con inquietudine, in quanto gli alberi potrebbero rappresentare un pericolo per gli uccelli e gli animali originari della regione.
ma ben pochi di questi cambiamenti appaiono in tutta la loro evidenza a quanti discendono il fiume, perché il Grand Canyon conserva, almeno in apparenza, tutto il suo immenso splendore. Superati i canyon, il corso del Colorado si fa più tranquillo e sebbene la portata sia ridotta dalle dighe e dalle deviazioni, ha ancora la capacità di arricchire la terra che attraversa. In Arizona, al confine del deserto di Sonora, si estende una zona paludosa, fresca e verdeggiante che rappresenta un'autentica oasi per molte specie viventi. Per ironia del destino, la palude deve la vita alla diga Parker, costruita più a valle per inondare questa vallata desertica. Ma sulle sponde aride, a pochi metri dal fiume, l'ambiente è completamente diverso. Fitte foreste di fichi d'India sopravvivono malgrado le scarsissime precipitazioni. E il gigantesco saguaro smentisce la leggenda che vuole il deserto privo di vita. In questa terra l'acqua è l'elisir di lunga vita sia per il coyote che per il calabrone, per il colombo dalle ali bianche e per la quaglia di Gumball. A valle della diga Parker, il fiume irriga le colture che hanno reso famosa in tutta la nazione l'Imperial Valley in California. Herbert Hoover ebbe a dire una volta che ogni goccia d'acqua che si riversa in mare senza aver assolto a una funzione commerciale è uno spreco. Oggi ogni goccia d'acqua del Colorado viene usata almeno 3 volte prima di essere restituita al fiume, inquinata dal sale e dai fertilizzanti. Alla fine, privato ormai di gran parte del suo vigore, il Colorado raggiunge Yuma, in Arizona, e il confine messicano. Senza fanfare e discorsi di commiato, le sue acque varcano la frontiera. Poi, più a valle, prima di morire, il fiume dà vita all'ultima palude. Qui si nasconde ancora il rarissimo rallo di Yuma, mentre l'ibis affonda le zampe nella fanghiglia inquinata dalle acque di scolo di innumerevoli campi irrigati lungo il corso del Colorado. Nella regione più calda del continente si sono andate evolvendo specie capaci di sopravvivere in queste condizioni climatiche.
Tra queste, il pesciolino del deserto, presente solo in prossimità della foce del Colorado. Pur rinomato per la sua resistenza al caldo e al sale, il minuscolo pesce è ormai sull'orlo dell'estinzione per la scomparsa dei suoi tradizionali habitat e per la concorrenza di altri pesci. Nel 1922 il naturalista Aldo Leopold descrisse questa regione come un territorio di verdi lagune, di deliziosi boschetti e di imponenti foreste dove ancora viveva il giaguaro. Ma la situazione è profondamente cambiata. Cento chilometri a sud del confine, il Colorado, ormai sfiancato, conclude il suo viaggio arenandosi in vista della meta. Il grande fiume finisce ingloriosamente la sua corsa. Sullo sfondo, la destinazione che non raggiungerà mai, il Golfo del Messico. Anche se il Colorado non sfocia più in mare, lungo il suo corso sostiene lo sviluppo della parte sud-occidentale degli Stati Uniti e offre possibilità di svago a milioni di cittadini. Ma come ebbe modo di dire Aldo Leopold, c'è chi può vivere senza le creature selvatiche e chi invece non ci riesce. Come i venti e i tramonti, le creature selvatiche erano considerate compagni dell'uomo fino all'avvento del progresso. Oggi, aggiunge Leopold, dobbiamo chiederci se per avere condizioni di vita ancora migliori siamo disposti a sacrificare la natura nella sua selvaggia bellezza. Bene, la prossima volta sarà ancora l'acqua protagonista della nostra videoenciclopedia della natura. Questa volta però la cinepresa entrerà direttamente dentro l'acqua per mostrarci cosa avviene quando una sorgente crea un piccolo lago, richiamando un gran numero di animali non solo per bere ma per viverci dentro. Vedremo uccelli che nuotano sott'acqua, tartarughe, coccodrilli, rani arrampicatrici e, come vediamo qui, ippopotami che nel loro elemento, l'acqua, diventano leggeri come ballerine. Tutto questo in Africa, naturalmente, in Kenya. A presto, arrivederci.